La recrudescenza del male. Potremmo anche vedere come tutto quello che avvenne allora avviene anche oggi, non solo nella storia, ma nella Chiesa, nella nostra medesima vita. Quante volte succede che i nostri propositi non fanno altro che renderci più peccatori? E questo in fondo è vero, e non è altro che quello che si dice nell'Esodo in merito a Mosè e al Faraone. Il nostro impegno a servire Dio provoca immediatamente più forte la battaglia di Satana, suscita più vive le nostre passioni. È un fatto psicologico. La nostra psicologia è caricata in qualche modo da un altro? Non sappiamo, ma comunque è così. Tutto questo non ci deve spaventare. Che le cose vadano peggio non è male, anzi è segno che le cose promettono bene, e che già sono in cammino e che la promessa di Dio è vicina a compiersi. Non possiamo aspettarci che la vittoria si ottenga attraverso un cammino continuo e diritto. La vittoria si ottiene attraverso le fatiche, attraverso le oppressioni. Così è avvenuto quando si trattava della liberazione di Israele, così è avvenuto quando si trattava della redenzione che Cristo avrebbe operato nel mondo. Egli avrebbe ottenuto la salvezza e liberazione attraverso la sua morte, l'apparente fallimento di tutta la sua vita. Così avvenne nella storia della Chiesa anche oggi, così avviene nella nostra povera vita. Non è forse vero che gli strumenti migliori dell'azione divina, della sua provvidenza, sono i nemici di Dio? Sono essi che provocano più grande male. Ma sono anche essi che provocando il male in qualche modo impegnano.